Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi ho fatto un bel turnetto come ieri fino alle 6. Sono arrivato a casa, sti giorni sono molto attivo con YouTube, voglio di fare qualche filmato perché poi farò un po' di assenza quando cambio lavoro per il canale Nuovo Lavoro. Qua ho già tagliato dei pezzi di camicie, quelle più brutte, tanto non mi servono più. Quelle belle le tengo di ricordo così, tanto per ridere. Quelle più brutte le uso a fare stracce, tanto ne ho di divise pagate ovviamente perché gratis non ti danno niente. Questo è il motore del 60 Pulini che avevo messo sul Piaggio Ciao Rosso, quello lì che era che avevamo limato, avevamo fatto 60 Pulini con la testa proprio dei 60 Pulini. Vedete qua c'è l'albero saldato, per chi non lo sapesse qua c'era l'albero saldato, vedete? Che poi tiene benissimo, sto qui, va avanti una vita, però sul variatore va benissimo, sul puleggia non è ben centrata la roba, magari va bene anche sul puleggia, però adesso io lo smonto a pezzi perché lo vendo, venderò testa, pistone e cilindro. E poi vendo i carter, solo i carter vuoti, barrenati, due semi-carter barrenati, scusate, limati, e il condotto d'aspirazione limato, che adesso vi faccio vedere. Babà. Sono soddisfatto di questa limatura che ho fatto di questo motore qua. Adesso andiamo a togliere il cilindro, che ho messo le fasce nuove, vediamo in che stato si trova. Poi niente, poi dopo lo vendo, lo metto in vendita, perché ho intenzione di venderlo. Tanto, come ben sapete, io faccio i progetti, poi i motori li vendo, non è che me li tengo, perché se no sostenere tutti i motori che faccio. Aspettate che qua forse si è sballata la messa a fuoco, se no poi viene sfocato. Ok, così dovrebbe essere a posto. Se no mi spiaceva se il tuo filmato veniva sfocato. Ah, e lì c'è un po' di erba che nel cortile, vedete? Io se vado a togliere il convogliatore, io ho sempre i miei. Sempre vedete queste qui dell'uovo di Pasqua, se volete mettere delle cose dentro, le viti, così magari non perdete le viti, potete farlo così come faccio io, vedete? Questo qui il filetto è perfetto, poi l'avevo molato, che il filetto era preso troppo lungo perché volevo mettere quel pezzettino di una scocca tagliata, avevo messo sopra. Adesso vi faccio vedere la scocca tagliata che avevo messo. Avevo una scocca del Piaggio Ciao a Puleggia e allora l'ho tagliata, vedete, e l'avevo messa sopra. Tanto è un Piaggio, una scocca così di quelli che valgono poco, quelle lì, non è che sono quelle del Ciao SC originali che valgono dei soldi. Questa qui, sapete che vita è questa che sto svitando? Della staffa che tiene la centralina elettronica del Piaggio, sì. Che qua ho messo tutti, vi ricordate, ho messo tutti i viti di recupero. Faccio un po' di fili d'erba. Questo lo vado a togliere. Poi prendiamo la chiave da 11. Io ho tutto questo marchio Igenia qua. Tutte robe di recupero però. Ah, questo qui è il. Qua c'è la chiave da 10. Questo qui è il perno per la broma. Questo qui avevo fatto io distanziale con una bara filettata M6. Da una parte l'ho filettato M7 e dall'altra è rimasta M6 perché non me l'avevo data insieme alla marmitta, tra parentesi. Che poi forse avevo messo anche no, della Gelelli fare, avevo messo la misura. Adesso comincio a smollare questi viti qua della testa, così vediamo poi anche la situazione. Avevo messo le fasce nuove, questo 60 pulini. Il cilindro e il pistone erano in ottimo stato, venduto da Rufus Garage. Fasce nuove, testa pulini a scoppio centrale, scusate, testa pulini non a scoppio centrale, a scoppio laterale, diametro 41, proprio di anni 90, che era nuova, che ce l'avevo proprio nei 90 di questo motore. Adesso qui la candela da svitare, devo fare un po' di leva, prendo una di queste a far leva perché non ho voglia di far fatica, solo poi c'è da farsi male e quando la leva è vantaggiosa, ok, si fa male poi.
Adesso un po' di paglia. Sarà tutto a posto di sicuro, però visto che ho fatto diverse tirate nel cortile voglio verificare che sia tutto a posto. Tanto poi per mettere in vendita è ovvio che devo smontarlo per fare le foto, no? E per far vedere com'è la situazione, però lo facciamo insieme. Adesso poi vi faccio anche una bella spiegazione del... Questa è la testa Polini, proprio originale, diametro 41 degli anni 90, che non è scoppio centrale, però era parecchio compressa, l'avevo già fatta vedere l'altra volta, che ce l'aveva a casa, un fondo di magazzino, c'era ancora il prezzo in lire sopra, pensate. Qua abbiamo il nostro bel pistone. Do solo una pulita. Ho Motul 510 semisintetico. Alcuni come Giancarlo Preti, che è un amico che mi segue sul canale, lui usa il Motul 710, ma io considero che lui dice che va benissimo, lo brucia tutto, però sulla messa una volta da cross, Motul 710, Motul 800, qua ok, ha fatto pochi chilometri, però l'ha bruciato bene anche questo qui che era 510 semisintetico. Poi lì va a gusti. Adesso vado a tirare via il motore. Ah, il pistone è bello, il cilindro è perfetto. Proprio delle righe leggere. Adesso vi faccio vedere, lo pulisco, bello lubrificato. Faccio vedere che bello che è. È uno specchio, vedete? Sono proprio le righe leggere d'utilizzo, ma lui è perfetto. Non so se si vede bene. Guardate, si specchia dentro. In ghisa, ovviamente, ma... Guardate che bello. Comunque spinge questo motore qua. Mi spiace persino venderlo, portato alla fine io cosa me ne faccio? È ovvio che lo vendo, così faccio altri progetti. Con i soldi che recupero faccio altri progetti. Vedete com'è? Adesso a parte qua che forse è scivolato il Dremel, li mando un po' quella luce lì, ma comunque tenuta la fa, diavolo che è una meraviglia. Adesso prendo una pinza per il seggio, vado a togliere questo seggio qua. Questo qui è spinato 12 perché... Spinato 12 perché per chi non lo sapesse ricordo che era... Chi non lo sapesse era... Facciamo così, tolgo questo seggio qua, così. Era quello lì a bronzina. Come tra parentesi anche il pinasco che è a bronzina. Martellino dei due colpetti. Vediamo se ho un martello a portata di mano. Da farlo uscire. Beh, posso farlo uscire. Vediamo un po' se esce subito. Dispiacere di qualcuno, ma non mi piace che faccio così. Quando fate queste cose qua come adesso faccio io, state attenti. Io mi ricordo da ragazzino, anch'io una volta per fare così pulito come faccio adesso con le fasce sopra, ho spezzato una fascia. Io adesso cerco di essere delicato. Se vi faccio vedere, non è una compravendita, però vi faccio vedere un po' la situazione. Se guardate si sporca. Faccio vedere com'è il pistone, vedete? Adesso al di là qua la luce polimata. Il pistone è perfetto. Perfetto come me l'aveva dato Antonio Di Velle in arte Rufus Garage. Fasce perfette. E io poi cosa faccio? Vendo. Adesso vabbè, tolgo questo qui che è il... Questo non c'entra niente con la vendita. Vendo. Cilindro. Col suo pistone fasce spinotto 12 sui seggio. E la testa con la sua alzavalvole già montata per il ciao, senza il lugno che non ce l'ho, e niente, la vendo, cifra onesta, così i soldi che ricavo vado avanti con il canale per altri progetti, diciamo. Questi qua si svitano ancora con le mani perché l'avevo evitati, vedete come sono morbidi i prigionieri, l'avevo evitati con le mani, si svitano ancora.
Qui avevo messo una guarnizione, mi sembra, del 75, che tanto ho detto non sfiata perché il carter non è barenato, è originale, quindi anche se la guarnizione era più lasca non c'era il rischio che di perdere, diciamo. Poi uno vuole fare il lavoro preciso, ci mette la sua guarnizione a diametro 43, come ho fatto vedere per il DRE, per dire. Adesso diamo un attimo un'occhiata qua. Vi faccio vedere, un piccolo riassunto di com'era la musica. Vedete? Adesso poi qua mi piacerebbe. Guardate come ho fatto i travasi, mi piace. Vederlo così sta meglio di quando l'ho fatto smontato. Qui non sono andato profondo per non bucare e non stuccare. Qui vedete cosa avevo fatto. Qui ho creato il fronte scarico. E comunque l'albero una bella tagliata gli avevo dato. Infatti mi ha soddisfatto. Era divertente comunque questo motore. Questo qui il volano aveva preso delle botte, ma era perfetto. E tra parentesi, qui ho solo praticamente la bobina per oggi sono esceso. Ho solo la bobina della corrente, non ho quella delle luci. Sembra che sia 19, 24. Questo trattore è una pacca. Chi non lo sapesse, ricordo che l'estrattore è un 17x1 di filetto, 17 M17x1. Questo qui circa è lungo 7,5 cm, mi sa, 75 mm. Scusate, non volevo dire cavolate. Comunque, vabbè, tanto quella lì è una lunghezza solo così, non è tanto di meccanica. Sì, più o meno, sì, 75 mm. Questa parte qua è più lo spessore del filetto, questo è un M17x1, per chi è interessato. Questo è un volano 1350 grammi. Qua è un altro di volano, vedete, questo qui è più bello. Questo è perfetto, anche d'estetica è bello. Questo qui era un po' più sfruttato, ma tanto il suo lavoro lo fa uguale. Qua vi ricordate che io avevo messo il bobina da 7,50 euro. Non originale, puntino invece dell'F, condensatore dell'F, qui non ho messo neanche il feltrino per pulire la camma e qua il filo che va fuori, vedete, sono andato benone. Questa qui è l'apertura delle puntine, vedete, qua è il punto molto superiore. Adesso è inutile che lo apro, perché tanto cosa lo apro a fare adesso? Tanto se lo apro gli tolgo l'albero e gli tolgo l'albero praticamente, poi vendo solo i carter vuoti, solo i due semi-carter che sono già limati per 60 o 65 polini. E poi metterò in vendita anche quelli lì. Sono dei bei carter questi qua, cioè limati così sono venuti bene. Però prima di aprire due voglio poi misurare le fasi dell'anticipo del ritardo e così abbiamo l'aspirazione totale dell'albero motore, che a me quello interessava parecchio, perché l'avevo tagliato parecchio. Io dicevo sicuramente l'ho dato altri 200 gradi, e sì, sono stato 210-220 gradi di aspirazione totale sicuro. Comunque se vi è piaciuto il formato mettete like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci saranno altri filmati interessanti. Adesso man mano cerco di fare qualcosa e almeno dopo finire questi progetti. Non ho ancora portato il cilindro 65 di arrivo a fresare sopra, anche perché facendo sempre turno lungo non posso andare a disturbare la sera la gente. Poi c'è Capodanno, magari verso il 2-3 di gennaio, perché adesso chiudo con il Pullman sabato questo, poi domenica, che è l'ultimo dell'anno, e poi c'è il primo dell'anno che è festa, che è Capodanno, e allora poi magari verso il 2-3 così che sono un attimo tranquillo vado. Perché non comincio subito a lavorare quella settimana lì, comincio qualche giorno dopo, vado allora in azienda, vado prima in azienda dove lavoro adesso a dare le cose indietro, tipo la biglietteria, la biglietteria elettrica, altre cose così normali, poi vado da questo signore qua, mi faccio fresare così, quella settimana lì se riesco, diciamo se lui me lo fa prima della Befana, magari massimo dopo la Befana chiudiamo quel motore col 65 di arrivo rifasato, così faccio due parate, due sgommate, poi lo smonto, lo vendo e poi faccio un po' di pausa perché devo ingranare col nuovo lavoro, voglio stare concentrato sul lavoro. Ringrazio chi mi ha dato in bocca al lupo del nuovo lavoro e ciao a tutti.